E ciao a tutti ragazzi, è come al solito lunedì, quindi vediamo il Mods and News per Farming Simulator, quindi tutte le novità che sono uscite, che dovranno uscire, parleremo di mod, di modders, eccetera. L'unica cosa da fare ora è mettetevi comodi, iscrivetevi al canale, che così non perdete nulla di tutto ciò settimana per settimana. E come al solito, prima di iniziare, i doverosi ringraziamenti agli abbonati che sono la colonna portante del canale, nonché il mio vero sostegno, il mio vero supporto. Quindi ringrazio Hendrix Wildcat, Domenico Marchese, Valerio Forte e Mattia Osetto per essere nuovi ed essere qua sul canale. Ed inoltre ringrazio anche chi è tornato, il caro Fabio Serafini, Andrea Zilio, Samuel Beber e Marco Cordiali. E come sapete, molti video sono passati sul canale durante questa settimana, ovviamente gli episodi della Land of Italy, ma anche Sandali con calzini bucati, la serie per abbonati, Construction Simulator, il Farming Vlog per mostrarvi nuovamente la Premium Expansion e rispondere alle vostre domande, ma anche dal Cubo alla Mod, il secondo video che vi mette nell'ordine delle idee di come si parte e come ci si muove per creare una mod, ma anche ovviamente l'Holmacra, la Galgenberg e la Zio Cho, che stanno comunque per concludersi. Prossimamente molte serie probabilmente verranno solo fornite, diciamo, dedicate agli abbonati, mentre ovviamente ad esempio un video del genere è ovvio che sarà sempre, come dire, mia cura, insomma, portare notizie per tutti. Ma iniziamo! Ed iniziamo a vedere le mod che sono uscite durante questa settimana, mod che non sono tantissime, però come al solito non ci lamentiamo, almeno io non mi lamento. VIP Order Manager Update. Sinceramente, tante volte alcune mod magari non vengono, non colpiscono l'utente, non colpiscono magari nemmeno me. C'era una mod simile che permette di fare viaggi e di, come dire, consegnare prodotti, però porta, diciamo, tanti litri. Nella serie Sandali con calzini abbonati abbiamo visto che voleva tipo 500.000 litri di torte all'asilo, poi così si sarebbero presi le carie solo a vedere il carro arrivare. Ma questa sembra molto più interessante, l'ho sempre un po' abbandonata, però vedo che probabilmente ci sono delle richieste, come dire, accettabili di materiali di quantitativo, anche perché dai 20.000 di paglia, 2.000 di latte, e teoricamente vedete ci sono diversi livelli e se portate tutto ciò vi pagano un tot, se portate tutto ciò vi pagano di più. Probabilmente, anche se ho capito bene, più avanti andate, più avete, come dire, un po' come Euro Truck Simulator, vi fate un po' di curriculum, diciamo. Quindi io un'occhiata gliela darei, specialmente per i curiosi che, come dire, sentono il nico che la nomina e gli viene voglia di andare a controllare. Quindi ve la consiglio, ecco, che andrò anch'io a vedere perché probabilmente merita di più di quello che credevo. Vari aggiornamenti di mappe, ma la migliore da vedere ovviamente è del signor Jogi, Gemeinde Talbau, mappa molto piccola, oserei dire piccolissima, tra l'altro qua è forse è più c'è una mappa in queste paleoliche, piuttosto che ci sono delle paleoliche in questa mappa, però come al solito la cura è veramente eccelsa, sfrutta anche vari placeable di nomi dei big di farming, quindi consigliatissima. Qua finalmente iniziamo un po' con le mod, antenne TV, i vari placeable, come al solito lo dico più che altro per i nuovi che seguono, che sono di quella tipologia di placeable che li mettete, ovviamente hanno il suo costo iniziale, un costo anche, come dire, giornaliero, però vi danno un introito orario, quindi al giorno costa 200, prendete però 200 euro al giorno, sì, dollari, euro, vabbè, il dollaro è l'unità di misura ufficiale, qua poi quando lo utilizziamo noi nelle partite ovviamente esce euro, a meno che non utilizziate cose strane, ecco. Quindi voglio dire, insomma, c'è, e la stessa categoria fa parte questo, generatori che hanno un po' copiato l'idea di Edo, che ovviamente, vabbè, esiste nella realtà, quindi anche Edo stesso l'ha ripresa dalla realtà, però di sfruttare delle zone di campi, e ci perdete ovviamente un attimo il discorso, come si vede qua, dove ci sono le travi, i piloni, ovviamente si perde qualche metro quadro, però sfruttate de delle zone in cui altrimenti vi servirebbe un campo solo per i pannelli solari. Anche qua, come al solito, costo iniziale giornaliero, ma soprattutto interessa il costo che prendete, 842 euro l'ora, più ci sono altri pannelli, che anche qua c'era già un'altra mod che vi permetteva di avere dei pannelli da posizionare sui tetti delle case.
Però proseguiamo. Vedo HR Forstum Farzoibau, ma velocissimamente una piccola grande edit, oserei dire, del Rigitrack, però capite che non è quello che a noi ci interessa più di tanto. Non riesco a nominarlo, però nel senso è un po' difficile secondo me la pronuncia, però vabbè, ci siamo capiti. SM Facciamo Modding ci ha portato questo falciaprato, che fra le varie cose che porta ce ne sono alcune molto carine, altre discutibili. Questa, nel suo, come dire, particolare frangente, a meno che dopo non diventi Farming Simulator, non diventi il giochetto che vi ho presentato una demo un anno e mezzo fa di Tosa Erba, perché allora anche no, però diciamo che se uno deve fare lavoretti ci sta e sembra anche ben fatta come mod. Ovviamente è uscita la Premium Expansion, cari miei ragazzi, ringrazio tutti quelli che l'hanno presa col mio codice partner, potete farlo ovviamente sempre anche per copie vecchie, si sa, il mio codice partner Nico87, lo sapete, trovate tutti i link in descrizione. Vi ho portato diversi video per dar una carrellata di tutto ciò, insomma, ecco, quindi un video anteprima, una live, il vlog, anche uno shorts dedicato. Ma vabbè, color configuration mod molto interessante, perché vi permette di scegliere il colore, qualsiasi colore, per mezzi, attrezzi, eccetera. Potete anche scegliere il materiale, attenzione, potreste fare anche la texture tipo tessuto se volete, è una stupidata grande come una casa, però ve lo dico perché cosa va a fare, va a prendere i materiali di Giant Editors, per capirci. In più avete una lista infinita di colori già pronti, insomma l'hanno aggiornata, hanno fissato delle cose. Ok, è solo una cosa visiva, però se ne avete bisogno, questa è, come dire, il santo graal delle pitture, insomma, ecco. Vari posizionabili, tutti di Mr. Hector, veramente molto belli, li avevamo già visti. Mr. Hector sta lavorando molto bene, è l'autore della Carpathian Countryside. Sono dei bei posizionabili, sono tutti per PC e console. Ho dimenticato prima di dire alcune mod sono per PC o per console, ma ormai si capisce quali sono per tutti e quali no. Molto molto belli, facciamo così velocemente guardando il suo nome. Questi sono gli update di questa settimana, sia stalle, sia capanne, capannoni. Veramente sono quei capannoni, tra l'altro, che mi piace sempre dire, che sono, come dire, ben congegnati, perché valgono più o meno, si adattano bene a quasi tutte le carriere che possiamo avere, quindi questo è un'aggiunta, insomma, importante. L'autore di questa mappa, che è molto molto interessante, non dimenticatevela. Ed andiamo subito all'ultima pagina, perché come avete visto non c'è molto, hanno aggiunto, scusate, ci sono dei vari update e ok, rampe varie, diamo un'occhiata, perché ok che potrebbero sembrare magari anche delle stupidate, però a volte la butto lì, un camion, un cingolato 50-60 anni fa magari, o anche un po' meno, succedeva di caricare i mezzi a questa maniera, si trovava un mucchio, una rampa, e si faceva scendere il mezzo da un pianale, da un cassone, diciamo, questa maniera. Quindi non snobbiamo troppo queste piccole mod, che potrebbero anche tornare utili in qualche carriera, chi lo sa. Varie casette, si avvicina il Natale, forse sempre troppo presto. Di solito qua, non so, mettono fuori i panettoni da Ferragosto, hanno messo fuori gli alberi di Natale, dai, sì, manca quasi un mese, però dai, ci sta. Varie cosette, small chicken coop, quindi un piccolo pollaio, ce ne sono tanti di carini su Modab, non è che se ne sentiva l'esigenza estrema, però fa piacere che ci sia, tra l'altro PC e console, giustamente, quindi perfetto. Piccoli rimorchietti, che anche qua magari vengono snobbati, ma tanti so che cercano alle volte veramente anche un qualcosa di semplicissimo, quindi un asse gemellato, diciamo, un pianale, due spondine così, e può tornare utile, come vedete, insomma, è calibrato per avere tre balloni. Molto carino, interessante, PC e console, quindi perché no? È un tarup, poteva servire, come no, però c'è, siamo a 6 metri, 6 metri e 10, ci sta. Farmtech, carino, interessante, c'era già qualcosa di molto simile, è una piccola edit, B Gamer, molto bravo, l'avevamo già incontrato. Poi questo, che non mi ricordo mai cos'è, perché è il solito discorso di il cambio dell'introit, insomma, potete un po' cambiare il discorso, se non sbaglio, dei lavori giornalieri, si aggiornano alle 6 di mattina, insomma, però attenzione a non far troppi misciotti, diciamo, con le varie mod che vi permettono di avere più contratti, eccetera. Qui si apre come al solito un gran dibattito, perché allora
Tanto rispetto per Hispano Modding, che vi ricordo che ha portato delle ottime mod, sul discorso container non ne parliamo, il pivot rotante che l'ho anche presentato, è un'ottima mod per carità, anche altre cose interessanti, più indietro andiamo sicuramente più migliora la cosa. Molto carino, molto interessante tutto quanto. Non so perché in questo periodo mi sembra che si stia un po' perdendo, perché portare questa sorta di non so cosa sia, più questo che, vabbè, un 4x4, una macchina su farming ci sta, però se me la porti che sia vera. Qua alla fine è una specie di misto Ford Bronco, Wrangler, un concept, un qualcosa che lascia il tempo che trova. Ok, avrà delle peculiarità interessanti, però capite che non ci siamo. Io apro e chiudo una parentesi, posso capire che magari per investire le ore che uno spende a fare una mod vera, che è per investire magari ritornare un po' delle ore, si inventano un qualcosa sperando di far tanti download, e probabilmente con queste cose qua, visto anche ultimamente un po' il pubblico anche a livello mondiale che veramente stanno cercando più monopattini che trattori, quindi invece noi siamo per meno Rolex e più motoseghe, come diceva qualcuno, quindi sinceramente sarebbe molto più utile attrezzi, trattori, cose inerenti all'agricoltura. Secondo me dovrebbero anche mettere un po' un veto sinceramente su questa cosa, o comunque vabbè lasciar pubblicare però in una categoria a parte dove non riusciamo a vederle, che uno proprio deve proprio spulciare e cercare per trovarle, e quello che danno come pagamento obbligarli a dare tutto in beneficenza, perché non capisco l'esigenza di una golf cart su Farming Simulator, veramente, cioè potrebbe essere anche la miglior golf cart del mondo, la miglior mod del mondo, ma non ci serve, quindi capite, insomma sta diventando pesante questa cosa. Garage preferisco a sto punto che venga inondato il modab, almeno di posizionabile, almeno uno se ha pazienza e voglia si mette lì, si fa la sua mappa, spiana fuori i due campi, mette giù un sacco di stalle, capannoni, capanni eccetera, tantissime farm che ho visitato e che dovrò visitare, perché ragazzi devo arrivare, ho diversi amici che stanno aspettando della serie le vostre farm, lì avete visto, sempre mostrate, perché hanno saputo gestire e crearsi una loro mappa con l'editor in game, quindi con 10 posizionabili, un po' di texture eccetera, hanno creato delle mappe, delle zone di mappe invidiabili, quindi a questo punto preferisco capanni che ste robe qua, mi dispiace dirlo però è vero, cose del genere, almeno decorazioni, uno scaffale, qualcosa, piuttosto ci sta. Vabbè, vari update, prefab lo nomino un'ulteriore volta, sono dei suoni, in questo caso è la seconda o addirittura terza volta credo che migliora il sound dell'MB3, che intanto mi tengo il mio che va benissimo, però prefab dovete capire che come minimo dovete smanettare voi per sistemare la cartella mod e quello che vi fornisce il prefab, a volte è una ruota, quindi bisogna farlo tramite XML, tramite Giant Editors, a volte banalmente magari anche trascinare una cartella in un'altra, però sicuramente questo voglio che passi come idea, non è che lo scaricate e cambia il suono solo scaricandolo, no, ecco. Concludo con BM Modding, con il Crone Sguadro, che è veramente un'ottima mod, sembra strano però solo 80 cavalli richiesti, potete lavorare dai 10,80 ai 13,70, si muove con il mouse, molto bella, viene direttamente da Agritechnica, PC e console, BM Modding famosissimi nel 2013, poi avevano portato l'Unimog e dovevano portare anche altre cose, la Force Mod l'hanno portata, insomma per me sono dei miti, hanno sempre lavorato benissimo e tra l'altro hanno sempre portato anche mod che interessavano, quindi sappiate insomma che qua c'è l'uno più uno che mi fa proprio due ovviamente, ma modo interessante. Poi parleremo anche che su Agritechnica ha mostrato altre cose, non solo loro, e devo capire se prima o dopo usciranno queste mod o meno, però con questa concludo ed è una degna conclusione, queste sono le mod che vogliamo vedere su Modab. Del blog di Farming Simulator oggi c'è poco da dire, se non appunto che è uscita la Premium Expansion, ve l'ho mostrata come ho detto prima in diverse salse. Ovviamente vi ho fatto vedere le cose peculiari, alcune sono da scoprire, so che c'è anche un discorso punteggi se andate a giocare in un campo da calcio, però capite che non sono cose che mi interessano, non ho voglia di nemmeno di andare a cercarle e spendere tempo, diciamo ho cercato di spendere tempo per mostrarvi gli attrezzi, i mezzi, e tra l'altro non li ho neanche mostrati tutti perché sono tanti. Alcuni vorrei che diventassero come al solito delle chicche da provare per conto suo, perché sempre dico che alcuni non vogliono vedere le anteprime perché vogliono, non vogliono rovinarsi la sorpresa, però qualcosa ovviamente devo mostrare.
E vabbè, è il mio stile, lo sapete, io ho mostrato quello che ritenevo più opportuno, più interessante. È un bel DLC secondo me che ci sta, che chiude diciamo 2 anni di espansioni e basta, quindi questo è quanto. Vi vorrei dire appunto come notizia, sperando che siate qua ad ascoltare, perché poi tanti lo fanno e tanti poi mi accorgo perché ovviamente sanno dove trovarmi su Instagram per chiedere delle cose che ho detto, adesso lo dico qua. La mappa Italia ed alcune mappe magari non funzionano bene, le barbabietole, carote, pastinaca, non riuscite a seminarle, o magari ne riuscite a seminare ad esempio solo la barbabietola nella mappa Italia, perché la mappa Italia, avendo già altre colture più altre produzioni eccetera, deve aver quasi finito di sfruttare ed usare i vari fruit type che ci sono, e quindi il gioco non riesce a leggerne altri. Era il problema che succedeva con la Mice Plus su altre mappe nel 19 specialmente, poi avevano fatto un update per aumentare questa cosa, quindi non preoccupatevi, comunque l'aggiornamento della mappa Italia verrà presto e sistemerà anche questa cosa. Su altre mappe bisogna vedere in base a quante produzioni e colture hanno. Discorso un po' delicato, però immagino che avete già comunque capito. E sempre dal sito Giants vi vorrei ricordare, come dicevo all'inizio, updates. Quando mi viene chiesto ma cosa hanno fissato nel Go Whale Pack, nel Kubota, nell'Horsh, sì, ve lo posso dire ovviamente, però vi ho spiegato, vi ho insegnato qua come pescare e non come fornire a tutti il cibo pronto, diciamo. Ecco, quindi vi ho insegnato che basta andare a vedere il change log qua. Quindi vedete, fissate varie decal, delle ruote di supporto, eccetera. Insomma, vi dicono cosa hanno fissato. Nel Kubota la cosa più eclatante, hanno aggiunto, ad esempio, dov'è qua, il Vericello al piccolo 4x4, lì quello piccolino, tipo Gator. Quindi potete essere sempre autonomi, ve l'ho sempre detto. Vi ricordo, esiste un sito di Farming Simulator per vedere le mod, perché tanti da console mi dicono, ma non le vedo. Ok, che deve, uno dice, non accendo apposta magari la console per vederle, però con uno smartphone sotto mano è un attimo collegarsi al sito, scorrere, guardare e controllare appunto se la mod è per PC e console, basta cliccarci sopra. Qua c'è sempre scritto, se no diventa insomma un delegare il nico da andare a vedere, che capite insomma che il senso è, sembra sempre che sia uno a uno, ma io sono uno a 18.000 che mi scrivono. Capite insomma che diventa un po' difficoltosa la cosa, quindi ecco perché spiego, per raggiungere più persone, per spiegare come essere appunto autonomi. Poi cose in più, lo sapete, se non l'ho spiegate o non sono stato chiaro, sono il primo che ha voglia e ci tiene a spiegarvele, però le stesse anche no, diciamo. Occhiata velocissima alle mod che devono uscire, vedo anche un Same Fortis, tra l'altro, pack decorative detail pack che fanno sempre bene, Fan Favorite 500 probabilmente sarà un update, in questo caso sapete quando esce un update dopo un DLC magari tante mod bisogna un attimo sistemarle, quindi tante magari saranno anche update, però tante magari saranno anche nuove, me lo auguro e ovviamente ce lo auguriamo tutti e lo speriamo. Comunque attenzione, qua la lista c'è, intanto restiamo in attesa. E se non si era capito la volta scorsa, lo vediamo oggi nuovamente la Deutschland Demo Version, il caro Edo Mod che sta modellando una mappa, diciamo, tedesca, appunto. Dettagli sempre fuori di testa, non so più cosa dire, veramente. Guardate, questa è la stalla dei vitelli, ovviamente arriverà per tutti, poi la mappa non è che è una mappa tedesca e a noi no, non la passa, ovviamente ci mancherebbe. Però intanto non ci sono date di uscita, non c'è nulla da sapere e mi immagino, anche se non sono sicurissimo, ma penso di sì, sarà anche per console, però ripeto, pensieri miei, non ho ancora informazioni ufficiali. Io vi dico solamente seguitelo, controllate, riposto sempre anche le sue storie su Instagram proprio per mostrare i suoi grandi lavori. Italian Rice, perché non ne hai parlato? Perché poi magari la gente si dimentica. Se parlo nella stessa settimana in cui ci sono già le informazioni, mentre voglio anche ricordarla, diciamo, sul lungo periodo. È già passata una settimana, il caro Mirozer qua, che la screenshot è sua ovviamente, ha portato un intero video che vi consiglio ovviamente di vedere, che spiega, presenta, diciamo, in anteprima questa mappa che sta in modab, in un limbo, insomma, tra gli autori e il modab, purtroppo finché non verrà veramente rilasciata, però l'intenzione è PC e console, sappiatelo, e basta. Quindi qua il caro Mirosa diceva ragazzuoli, come dice sempre il vostro Nico, vi aspetto domani per la presentazione, eccetera, quindi sul suo canale trovate tutte le info maggiori, io sono qua solo per dirvi appunto, andate a vedere,
ascoltate. E per chi è interessato, insomma, una grande mappa che se ne sente la mancanza, quindi speriamo, insomma, che non... Speriamo per Natale, diciamo, che arrivi, ecco. HR Forst und Farsoy Bau, che mi modificano il Volvo, quello del gioco, con questa cassa di accessori e attrezzi che ho paura di aver capito che funziona come quegli attrezzi di Nord Modding Company che voi li comprate e li avvicinate, diciamo, con le frecce, con il mouse, non ricordo, quindi siete voi che andate ad appoggiarli lì al veicolo, se non sbaglio, se non erro, vedremo. Comunque ci sono questi effetti tuning, diciamo, per modificare il Volvo. Vedremo come si evolverà la situazione, intanto come al solito io vi metto la pulce nell'orecchio. Dopo le colline di Toscana si mormora che ci sia una The Forgotten Hills, quindi le colline dimenticate, una mappa Survivor, si dice, da John X Pro. Probabilmente in uscita a fine novembre, chi lo sa, intanto noi aspettiamo e volevo appunto ricordarvi, citarvi anche lui come autore, come mapper, insomma, per questo 22. Falegnay Map, la pronuncia non so se sia corretta, però My Seven Farmer è l'autore, sono gli autori. Mappa, oserei dire, strepitosa solo a vedere tre screenshot, ma sappiamo che loro nel curriculum hanno un sacco di posizionabili fantastici, nonché la Castelnaud, che la conoscete, è una mappa molto molto intrigante, molto bella. Qua oserei pensare che, vedendo le due icone, sarà una mappa anche per console. Altre notizie al momento non ne ho, comunque ovviamente io vi do sempre gli spunti, poi sta a ciascuno di voi, a chi interessa, andare a vedere, perché se voglio dire, hanno i loro social, potete benissimo cercare magari più informazioni. Io cerco, insomma, di darvi delle idee e mostrarvi e far conoscere, insomma, autori magari a chi al momento non li conosce ancora. E quindi, insomma, intanto aspettiamo, non ho altre notizie, vi lascio, insomma, con questi screenshot che sono veramente veramente belli. E qui vi mostro, vi cito, che è ancora in work in progress il New Holland TK4 di Peppe 978. Sarà una mod per PC e console, non c'è una data di uscita, non la so, ve l'ho detto ormai infinite volte, è proprio un loop infinito. Lo dico soprattutto per chi viene, non dico quotidianamente, ma quasi, a chiedermi se si sa qualcosa. Non lo so, c'è questo video apposito che faccio settimanalmente, che se ci sono novità io ve le riporto, ve le dico. Se non ci sono, significa che non c'è nulla da dire. Non so quando uscirà, ragazzi, non so più come fare a dirlo per farmi soprattutto capire, perché anche se lo dico e ve lo scrivo, alcuni ancora mi chiedono. Dovrò prendere provvedimenti e non rispondere più o bloccare i contatti. Non so più cosa fare, ragazzi, perché sta diventando una cosa un po' che va un po' oltre, diciamo, la normalità, se così vogliamo dire, ecco. Blauaugen Modding, Blauea, ci racconta che ha risolto alcune piccole magagne, quindi ha risistemato, è già stato mandato in update, quindi non dovrebbe mancare molto. Ha sistemato dei suoni, ha messo il sound originale, dice, del Perkins A4 236, quel che è, ha messo configurazioni di ruote, eccetera. Insomma, stiamo attendendo questi piccoli Massey Ferguson e Landini in Modab, che appunto, insomma, li ritroverete lì, spero, ripeto, a breve. E cari ragazzi, qua una new entry, parliamo del Silver Care del caro Simon 93. Qua vi mostro delle screenshot che mi ha lasciato appunto per mostrarvi il tutto. Si è modellato questo Silver Care cercandolo, una storia un po' lunga, cercandolo su Google Maps, è lì vicino, insomma, dove abita. Vediamo qua la foto vera. Quindi, insomma, come dire, se l'è preso in mano, l'ha modellato. Lo ringrazio anche perché mi ha detto che per alcune parti gli ha fatto comodo il corso di Blender, la scaletta, i fili, eccetera. Ha scoperto come fare altre cose, però ovviamente poi si è arrangiato a fare il prima, anche il dopo, anche l'in-game. Uscirà molto probabilmente, anzi ho quasi la certezza che sarà solo PC, perché avrà un suo link sulla sua pagina Facebook. Eventualmente un domani, non so se deciderà mai di riuscire magari a portarlo su Modab. Comunque intanto queste sono le immagini, un po' ovviamente in ordine sparso, sia della parte modellazione, abbiamo visto quelle di Blender, sia quelle di Giant Editors, sia in gioco, perché qua siamo sulla Land of Italy. Quindi, che dire, ragazzi, volevo ovviamente giustamente mostrarvelo ed eccolo qua. E cari miei ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Come al solito, veramente di cuore ringrazio tutti quelli che mi sostengono, che non sanno, ma stanno facendo veramente tanto. Quindi li ringrazio. Ultimamente sono contento che tanti sono arrivati anche con un caffettino
e così si vedono poi anche un sacco di video in più, video regalo, regalo barra regali, perché insomma sono più di uno, le serie, ci sono tante cose, ripeto già dal primo livello, se non altro i video senza interruzioni, perché ovviamente non sono, come dire, interrotti da pubblicità ed altro, quindi siete anche in una versione, diciamo, del canale premium, quindi con qualsiasi abbonamento avete questa versione premium. Più gli altri abbonamenti, sappiate che insomma ci sono fino all'ultimo livello, ad esempio, alcuni hanno ricevuto il DLC premium proprio per via della sorpresa digitale che c'è come dire, come livello, come vantaggio dell'abbonamento, insomma. Andate a leggere, aiutereste veramente tanto, aiutereste me a 360 gradi. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fate i bravi e ci vediamo spero presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!